Eccoci qui amici di Svapo Femini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a recensire questa I Am 200 Color Creator by Vepsi. Eccoci qui ragazzi, andiamo adesso a vedere la nostra creator da vicino, la nostra Color I Am 200 Watt. Eccola qui la nostra box, colore rosso, come possiamo vedere anche qui. Qui abbiamo il diametro della tazza che è 30 mm, qui cosa c'è all'interno della scatola e qui le varie caratteristiche di questa box. La box supporta modalità BAT, NI, TSS, Bypass, TCR. Inoltre abbiamo tantissime altre funzioni, www.vepsig.com. E con questo andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Diciamo che è la cosa che più... è importante la nostra scatola, di nuovo con la scritta creator. Eccola qui la nostra box, la mettiamo per un attimo da parte, vediamo all'interno cosa c'è. Abbiamo un cavetto per aggiornare la nostra box, un cavetto veramente fatto molto bene, carino e simpatico. Qui abbiamo il nostro manuale d'uso ed infine abbiamo un pannetto per pulire la nostra box con la scritta Vepsig. Con questo mettiamo tutto in ordine e andiamo adesso a vedere la nostra boxettina qui, la nostra Vepsig I Am Color 200. Ragazzi, come vedete la box esteticamente è molto bella, scritta creator in rilievo, vedete, tazza da 30 mm. Display color, tasto fire e i tre tastini per accedere al menu. Andiamo adesso ad inserire le nostre batterie tramite questi due sportellini qui. Andiamo adesso a togliere gli sportellini, inseriamo le batterie più meno, meno più, vedete, si accende subito la nostra box. Eccolo qui, in questo caso abbiamo i watt, quanti watt siamo, ci dice che siamo in modalità watt, i secondi, il livello di carica della batteria, gli ampere, i volts. Inoltre, oltre a farci vedere il livello di carica, si dice anche la percentuale di carica. Gli ampere, nel caso in cui vogliamo inserire il controllo della temperatura, ci dice anche i gradi e infine abbiamo anche i puff. 5 click, la accendiamo, vedete? Andando a premere il tasto centrale possiamo decidere di impostare modalità bypass, acciaio, titanio, NI200 e modalità vari watt. Una box fatta veramente molto molto bene, possiamo anche bloccare gli ohm e fare tantissime altre cose tramite questo sistema. In questo caso vi ricordo che non è il circuito DNA 75 Color, ma il circuito è il proprio circuito Creator. Con questo abbiamo finito, andiamo a commentarla e infine recensirla. Ragazzi, come vedete la box eroga veramente molto bene, siamo a 50 watt in dual battery, batterie 18650, una box veramente fatta molto molto bene, esteticamente perfetta, piccola, non è molto pesante, una box con un display color che ci dà tantissime informazioni. Abbiamo la possibilità di scegliere il display il circuito creator e il circuito DNA 75. Detto ciò, la box è molto simile all'SX G-Class, quindi per estetica diciamo è quasi identica. L'unica differenza sono questi due sportellini qui che servono per inserire le batterie, a differenza della G-Class. Per quanto riguarda la tazza è da 30 mm, quindi anche atomizzatori grossi 30 mm non sbordano, quindi è veramente una figata. Una box di fascia di prezzo veramente molto bassa, ovviamente parliamo del circuito Creator. Per il circuito DNA 75C
diciamo che il prezzo aumenta leggermente. Detto ciò, io sono molto soddisfatto di questo prodotto, un prodotto veramente molto bello esteticamente, molto bello per quanto riguarda le funzioni, bello per quanto riguarda il circuito. È una box che mi sento di consigliare a chi vuole iniziare o magari ci svava di guancia per quanto riguarda il DNA75C, perché è veramente una box performante e comoda, comoda per l'utilizzo, l'utilizzo quotidiano. Vabbè ragazzi, detto ciò, io con questo vi saluto, ci vediamo in un prossimo video dove parleremo della Creator 250. Sì sì, perché hanno fatto anche la 250 watt, però meccanica. Quindi rimanete connessi al canale, iscrivetevi che vedrete anche tantissime novità. Detto ciò, io con questo vi saluto. Ciao a tutti belli! Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale Svapo Family Channel, al gruppo Facebook Svapo Family Group, lasciate un like alla pagina Svapo Family Page e seguiteci su Instagram Svapo Family Official. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like alla pagina VIP Sig. Ciao a tutti belli!